Allora, dove siamo? Siamo al circolo del Partito Democratico del quartiere di San Lorenzo nella città di Roma. Tu sei? Sono Alfredo Spositi, un consigliere del terzo municipio. Oggi è il ballottaggio. Nel primo pomeriggio, rispetto al primo turno, qual è l'affluenza? Al momento registriamo un'affluenza del 53% dei votanti della scorsa settimana. Quindi a quest'ora, che sono le 3:05, ha già votato più della metà degli scorsi elettori. Di quelli che si sono presentati, quanti non avevano le carte in regola per poter votare, circa in percentuale? Più che carte in regola, abbiamo avuto dei casi in cui delle persone che erano a Roma, che avevano votato in altre città, volevano sapere come dovevano comportarsi, perché avevano tutta, diciamo, l'iscrizione alle primarie, e le abbiamo dirottati nel seggio che sta a qui a Piazzale Aldo Moro davanti all'università, che è un seggio adibito proprio per i fuorisede, e questa casistica di persone comunque registrate, non potendo votare nel loro seggio di appartenenza, possono votare qui con la mail che hanno mandato alla federazione, nel quale dichiaravano che avrebbero votato poi a Roma. Ecco, ma quanti che non hanno votato al primo turno hanno provato a votare o tentato di votare stavolta? Ci sono state due nuove iscrizioni, e però non abbiamo avuto altri casi, ne abbiamo registrato altri casi di gente che voleva votare. Quindi non ci sono state particolari contestazioni? No, al momento assolutamente no, un clima sempre abbastanza sereno, tranquillo, anzi ci hanno anche portato delle pastarelle, caffè, insomma si respira questo clima di grande collaborazione e partecipazione. E rispetto all'altra volta, sono più giovani o meno giovani, o è cambiato il parco, insomma, degli elettori? Diciamo, rispetto agli orari, sicuramente i giovani sono quelli che sono arrivati in tarda mattinata. Per il resto, insomma, mi sembra che le età anagrafiche si equivalgano anche alla scorsa votazione di domenica scorsa.